Oggi è lunedì 28 giugno 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque, ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. Giugno 1883. A poca distanza dal Duomo di Milano, in una palazzina costruita appositamente al posto di quella di un ex teatro che vi sorgeva prima, in via Santa Redegonda, viene inaugurata la centrale elettrica che prende il nome dalla via dove è ubicata. La centrale elettrica di Santa Redegonda è la prima centrale termoelettrica italiana e la prima dell'Europa continentale, dopo quelle realizzate l'anno precedente a Londra e a New York. A Manhattan. La ciminiera della centrale svetta nelle immagini di Milano dell'epoca. A commissionare e finanziare la centrale è il Comitato Promotore per le Applicazioni dell'Energia Elettrica in Italia. È la Banca Generale, socia del comitato, che mette a disposizione, dopo averla acquistato, l'edificio dove sorge un ex teatro ormai in disuso da anni, nei pressi dell'abside del Duomo, che viene demolito per fare posto alla nuova costruzione. Al piano terra vengono ospitate la dinamo, oggi conservata nel Museo Leonardo da Vinci, e le macchine a vapore. Al primo piano le caldaie a carbone. La centrale permette l'illuminazione elettrica di tutte le zone e dei prestigiosi esercizi commerciali nei pressi della Piazza del Duomo, della Galleria e del Teatro Manzoni. Primo teatro al mondo ad essere illuminato elettricamente. Dal 26 dicembre successivo, la centrale alimenta anche il teatro alla Scala, che così può abbandonare la vecchia illuminazione a gas con i conseguenti problemi di fumi all'interno dei locali chiusi. Nel 1926 la centrale viene demolita per realizzare al suo posto il cinema Odeon. Una targa commemorativa oggi la ricorda. A progettare la centrale Giuseppe Colombo, ingegnere e imprenditore, che da consigliere comunale di Milano spinge da anni perché la città si doti di una moderna rete elettrica. Colombo verrà eletto 3 anni dopo alla Camera dei Deputati, di cui sarà presidente per 6 mesi, prima di essere nominato senatore del Regno, manifestando la sua contrarietà alle guerre coloniali italiane. Da deputato era stato nominato ministro delle finanze, ma si era dimesso dopo poco più di un anno di fronte alla necessità di riformare il sistema fiscale, sostenendo di voler essere coerente con la promessa fatta ai suoi elettori di non applicare nuove tasse.